Salve a tutti, ci troviamo nella cucina del ristorante Stella d'Italia. Io sono Ernesto, il titolare, e questo è il mio collaboratore, lo chef Michele. Buonasera a tutti. Abbiamo visto che un piatto abbinato ai salumi molto vincente è sicuramente il gnocco fritto. Parto nell'impastare il gnocco fritto. Mix di farina, manitoba biologica, farina di grano 00 e semola di grano duro. Poi abbiamo il lievito sciolto in acqua e latte e il sale che andrà aggiunto in ultima all'impasto. Aggiungiamo dell'olio del Garda al nostro mix di farina, il lievito precedentemente sciolto. E inizio a impastare. Questo impasto andrà poi lavorato bene e lasciato riposare in cella per 5-6 ore. Continuiamo a impastare su una spianatoia, andiamo ad aggiungere il sale all'impasto e continuiamo fino al raggiungimento di un impasto omogeneo che andrà lasciato lievitare per qualche ora in sella. Questo è il nostro risultato, l'impasto finale del gnocco fritto, che adesso andiamo a stendere con un mattarello e poi lo andremo a friggere con dell'olio di semi di girasole e poi lo serviamo con i nostri salumi. Vuole un attimino, però si gonfia bene e in mezzo rimane vuoto. Il nostro gnocco fritto è pronto, lo lasciamo asciugare un attimino, mettiamo un pizzico di sale appena appena. I salumi che usiamo generalmente sono guanciale di maiale, coppa cotta nel vino, il nostro salame locale e crudo di Parma 24 mesi. E questa è un'insalatina capricciosa, c'è dentro del peperone, delle rape e con la maionese leggera. Questo antipasto viene servito generalmente con un piatto di formaggi. Qui abbiamo l'erborinato di capra, una crescenza, invece questo formaggio si chiama formaggio ubriaco, e le due marmellate, questa è di zucca e zenzero e questa è di cipolle rosse di Tropea e aceto balsamico.